Special Olympics con l'intento di unire nello sport arriva a Subiano. Sì, esattamente, arriva a Subiano questo fine settimana, 26-27 aprile, l'evento è Giochi regionali di nuoto, è un evento che appunto qualifica gli atleti per partecipare ai giochi nazionali che si terranno a Venezia a fine maggio. Arrivano 10-11 società dalla Toscana e 2 dall'Umbria che hanno chiesto ospitalità. E quindi Subiano riceverà, diciamo così, la visita di 200-300 persone, saranno due giornate semplici, si spera piacevoli, e grazie alla forte collaborazione con l'Arezzo Nuoto avremo tanti giovani sportivi intorno agli atleti speciali, quindi il messaggio più forte sarà vissuto sia in piscina sia nelle vie del centro storico con i vari momenti, diciamo, serali. 120 atleti speciali che a Subiano daranno dimostrazione che ci si può unire a loro e si può imparare da loro. Certo, i ragazzi chiaramente hanno uno spirito incredibile sia durante tutto l'anno quando ovviamente ci sono gli allenamenti, però quello che aspettano con ansia è il potersi confrontare con i propri amici che in quel momento sono magari, ecco, i loro diretti rivali durante le manifestazioni sportive, quindi chiaramente l'impegno è esattamente lo stesso impegno che ci mettono gli atleti, diciamo così, partner, sia durante l'anno che durante proprio il momento della gara vera e propria, che tra l'altro il fatto che si chiamino giochi regionali sottolinea anche l'accento che viene dato non tanto sull'aspetto prestativo quanto sulla condivisione e sul momento, diciamo, comunitario che avvicina chiaramente il territorio locale agli atleti, ai familiari e ai tecnici, e la soddisfazione più grande è per noi vedere i nostri atleti che magari hanno fatto un piccolo miglioramento rispetto all'evento dell'anno scorso, ma che per noi e per loro soprattutto rappresenta un grande traguardo, insomma. Quindi l'appuntamento è per il 26, a che ora? 26, gli atleti arriveranno alle 11, a mezzogiorno la Proloco ci dà a disposizione i locali per il pranzo, alle 3:30 inizieranno le gare fino alle 7:30 del 26, la sera di nuovo c'è una cena alla Proloco, alle 21 la cerimonia di apertura e la domenica le gare riprenderanno alle 9:30 di domenica mattina e chiuderanno più o meno verso le 13. Special Olympics è una cosa che si avvicina a Subiano, l'anno scorso è stata ad Arezzo, è stata una grandissima sorpresa per noi e noi abbiamo messo a disposizione tutte le strutture che abbiamo.